Veniamo alla serata, l'apriamo con il nostro format esclusivo che è il CEO Summit, dal titolo che speriamo possa essere in qualche modo di ispirazione. Leadership is hard, le sfide di un mondo in continuo cambiamento. E allora invito qui sul palco i relatori, l'avvocato Michela Vecchi, founder dello studio legale Michela Vecchi. Eccola qui, buonasera e grazie. Buonasera, prego. E con lei Giacomo Spazzini, CEO e founder di GS Loft. Prenda anche il suo microfono. Ecco Giacomo. Questo è un altro dei momenti, insomma, importanti che non vogliamo assolutamente eliminare dalle nostre serate, perché come detto in apertura il nostro scopo è quello di tenere sempre accesi i riflettori sulle eccellenze del territorio e anche capire, insomma, un po' quelle che possono essere le ricette per guardare avanti, no? Per essere un po' lungimiranti. Allora, avvocato Michela Vecchi, parto da lei. Intanto due note, giusto per inquadrare ancora meglio il lavoro che fanno i nostri ospiti. Penalista noto per l'abilità nelle strategie difensive, le notevoli capacità dibattimentali, la preparazione e l'impegno con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale d'impresa, dimostrando una profonda conoscenza della materia e indiscussa professionalità. Giacomo Spazzini, CEO e founder GS Loft, esclusivo club di consulenza per il benessere del corpo e della mente, nato nel 2019 dall'idea del suo fondatore, appunto Giacomo Spazzini. Poi magari avremo modo di entrare un po' più nel dettaglio. Allora, la prima domanda, in realtà parto dall'avvocato Vecchi, è proprio questa, cioè se possiamo raccontare un po' la vostra esperienza, ovviamente esperienza intesa come sfide che nell'ultimo periodo avete dovuto affrontare, che vi hanno permesso anche in momenti difficili, lo sono ancora oggi, perché insomma diciamo che l'economia non ci sta lasciando tranquilli, i cosiddetti eventi esogeni, cigni neri, chiamiamoli come vogliamo, insomma continuano a susseguirsi, e però le attività devono andare avanti, no? In qualche modo, e quindi vi chiedo se ci potete raccontare un po' qual è, come state accogliendo questa nuova sfida di oggi. Ma io comincerò col dirle che senza crisi non ci sono sfide, che non sono le mie parole ma sono quelle di un noto scienziato. E tutti noi, ciascuno per la propria parte, l'avvocato penalista per la propria parte, deve trovare degli antidoti, deve trovare dei comportamenti, dei principi che lo aiutino a superare questo momento di crisi, che è un momento molto difficile per le convergenze politiche drammatiche, certo, per le convergenze internazionali drammatiche, perché l'economia è instabile, i mercati sono volatili, la gente è impaurita, la magistratura è confusa e spaccata sulle riforme. E quindi di fronte a questo scenario io penso che l'avvocato penalista debba trovare degli antidoti, che a mio modo di vedere sono: uno, il più importante di tutti, cercare di contribuire a realizzare una giustizia lontana dai colori politici e dalle ideologie. Due, semplificare ogni tipo di processo, di causa o di consulenza con cui diciamo che il cliente ti affida, cercando di andare dritti al cuore della causa. Bisogna cambiare modo di fare gli avvocati, non c'è più tempo per fiumi di parole, per una dispersione di concetti, bisogna essere chiari, asciutti, puliti ed efficaci, perché in un mondo che ha sempre più fretta è l'unico modo per cercare di convincere il magistrato che ti deve giudicare a darti ragione, certo, a sposare le tue ragioni. Il terzo principio di comportamento è quello di cercare di veicolare secondo canoni giuridici il sapere tecnico che i consulenti di parte portano nel mondo del diritto penale, perché oramai il mondo del diritto penale è estremamente tecnico, quindi i consulenti di parte la fanno da padrone, ma se l'avvocato non riesce a veicolare questo sapere al giudice si disperde tutto. Certo, assolutamente, quindi insomma il cambiamento, no, la fa sempre da padrone proprio anche nel discorso relazionale di come ci si pone di fronte a ciò che ci circonda. Questa è la chiave assolutamente di lettura, poi declinata a seconda delle attività di riferimento. Stessa cosa chiedo a lei Spazzini, insomma cambiamento, come lo state declinando, lo avete declinato e come pensate insomma di continuare in questo processo? Sì, allora come ha spiegato appunto nella intro, noi siamo un'azienda nata nel 2019, quindi abbiamo avuto poco tempo per rilassarci, diciamo, nella fase di startup, perché poi è arrivato il Covid
Però diciamo che... Diciamo che siete partiti proprio, voglio dire, dai, col piede giusto, visto che l'avvocato ha detto, insomma, senza crisi alla fine... Sì, no, non si va da nessuna parte, però non si possono cogliere neanche delle opportunità importanti. Esatto, no? Poi diciamo che la nostra filosofia è proprio aiutare le persone a avere il giusto mindset per l'approccio all'allenamento, allo stile di vita sano, all'alimentazione. Quindi noi accogliamo le sfide con un approccio di petto e in modo agonistico, quasi sportivo, no? E quindi okay. Abbiamo semplicemente velocizzato tutti i nostri processi di sviluppo di digitalizzazione per offrire dei servizi sempre più smart ai nostri clienti e avere soluzioni sempre più digitali in modo tale che potessero usufruire in modo ottimale dei nostri servizi di consulenza. Innovazione, insomma, mi pare di capire, no? Cioè, sì, diciamo, esatto. Che il periodo in cui siete nati ha aiutato a partire con quelle prospettive. Sì, ha aiutato a velocizzare queste prospettive che già avevamo, diciamo, in mente di sviluppare, però ha velocizzato il processo. Certo, e a proposito di prospettive, avvocato, torno da lei, perché, allora, lo abbiamo detto, inutile negarlo, no? Il presente e il futuro sono un po' incerti in questo momento. È chiaro che però, sembrerà retorico dirlo, ma è così. Se ci sono delle basi, ovviamente si possono fare dei ragionamenti un po' più concreti, nonostante il panorama sia pieno zeppo di punti interrogativi. A questo punto guardiamo verso il futuro. Ok, la leadership is hard, come abbiamo voluto titolare un po' questo appuntamento, è difficile stare al passo con i tempi, però insomma, secondo lei quali sono le sfide più imminenti, quelle che bisogna cogliere al volo e superare, e soprattutto quali sono anche le vostre aspettative, no? Mettiamo un po', come dire, sulla bilancia questi due poli. Parto dalla coda. Sì. Le aspettative non possono che stare con l'aumento continuo e costante della qualità della prestazione che si offre e col fatto che questa prestazione oggi, in questi tempi, deve essere ancora più smart di come lo è sempre stata. Non c'è spazio per l'autocompiacimento, non c'è spazio per le vittorie fortunatamente già incassate, non c'è spazio per la dispersione dei concetti, non c'è spazio, a mio modo di vedere, per le ideologie. C'è solo spazio per l'aumento della qualità della prestazione con l'obiettivo unico che deve guidare, a mio modo di vedere, le prestazioni di un avvocato, che è l'interesse del cliente. L'interesse del cliente, la qualità della prestazione, il rapporto di grandissimo fair play che ci deve essere nei confronti dei magistrati e dei colleghi. Certo. E io penso che questi valori talora si perdano. Ciò non deve avvenire. Infatti le chiedo una cosa rispetto a quello che sta dicendo, quindi un piccolo approfondimento. Sa, quando ci sono crisi, momenti difficili, spesso la qualità viene un po' meno, no? Perché si tenta, anche a volte è un procedimento, è un processo inevitabile, si tenta di andare avanti lo stesso e però appunto si riduce quella parte lì, la qualità che invece lei giustamente ha messo in evidenza. Come fare invece a garantire sempre? È una questione anche credo culturale, mentale, no? Quindi forse deve partire da lì il cambiamento. È così, è esattamente il contrario. Più c'è crisi e più c'è difficoltà e più deve aumentare il livello della prestazione. Soprattutto l'avvocato è un mestiere, l'ho già detto, mi ripeto, forse è un concetto a cui sono troppo affezionata, forse sto invecchiando, ma dico sempre che oltre a essere tecnicismo puro, deve essere anche cuore. Se tu ti prendi a cuore e fai tue le ambasce dei clienti e le traduci giuridicamente e tecnicamente con cuore e cervello, studiando notte e giorno, certo, tu aumenti la qualità della tua prestazione, certo, e diventi anche molto credibile agli occhi dei tuoi interlocutori, libero da zavorre ideologiche o politiche che a me personalmente non interessano. D'accordissimo, anche poi sono quelle che distolgono un po' dagli obiettivi, no? Invece lo studio, la formazione, speriamo
che in un momento di difficoltà non si penalizzi quello, perché purtroppo a volte quando si deve tagliare, no, in senso assoluto, si taglia proprio da quel punto di vista. Però cerchiamo di essere, anzi lo scopo proprio anche di questi incontri è quello di guardare con buoni propositi al futuro attraverso voi. Spazzini, stessa cosa chiedo a lei, insomma, come state vedendo la situazione italiana attuale? L'ha già anticipato un po' prima, anche diciamo forti del fatto che forse siete nati in un momento già difficile e complicato, no? Quindi le chiedo anche se questo può aiutare paradossalmente, e quali sono le vostre prospettive? Sì, allora diciamo che il settore del benessere è un settore florido da una parte, però c'è molta competizione, no? Perché abbiamo visto che nel momento del lockdown tutti si sono improvvisati personal trainer, nutrizionisti, quindi noi ci piace posizionarci come coloro che con un approccio multidisciplinare estremamente tecnico riescano, mi aggancio sempre alla questione di cuore, con cuore a seguire, certo, le persone per migliorare il proprio benessere, soprattutto in un momento dove soprattutto la salute mentale e psicofisica è venuta meno perché le persone si sono trascurate, hanno lavorato, certo, tanto, si sono private delle relazioni, quindi, certo, c'è una forte esigenza dalle persone, soprattutto in questo momento, di tornare a stare bene, di stare bene anche a livello di autostima, a livello energetico. Quindi le nostre prospettive sono molto buone. E anche perché dal 2019 ad oggi, comunque nel periodo difficile, siamo passati da 5 dipendenti a 35, quindi comunque siamo cresciuti in modo molto buono. Adesso abbiamo delle prospettive di espansione sul territorio italiano e anche una visione internazionale, e quindi sicuramente lotteremo per questo. Che poi anche lei chiede una precisazione, questo discorso, no, del, ovviamente il periodo di chiusura, richiamiamolo così, allontanato tutti quanti, no? Però ecco, forse i riflessi sono, cioè forse non ce ne rendiamo conto neanche noi di quello che ha causato, no, questo periodo, quindi ancora di più bisogna far leva su quello che lei diceva poco fa. Sì, noi crediamo come GS Loft che l'approccio debba comunque essere ibrido, cioè non crediamo nel 100% online o nel 100% fisico, quindi ci piace rendere flessibili i rapporti con i nostri clienti, soprattutto alla luce, insomma, della nuova flessibilità che si è creata. Per chiudere vi chiedo così una sorta di slogan o monito, consiglio, suggerimento. Lo so che può sembrare una domanda, che però non è una domanda, è una riflessione che facciamo insieme, no? Da 100 milioni di dollari, insomma, dove deve guardare l'Italia, cioè il sistema Italia che è formato da tutti noi, no? Nel nostro piccolo diamo il nostro contributo, insomma, cosa bisogna mettere in moto subito, avvocato, secondo lei? Fermo restando che già avete detto tanto, ed è quello che, insomma, la mentalità a partire dalla cultura, da questo atteggiamento che deve cambiare. Dirò una cosa molto banale, l'intelligenza, la testa deve mettere in moto, anzitutto quella, ecco, poi il cuore e poi la qualità. Il cuore, esatto, che poi deve diventare un unicum, diciamo, no? Assolutamente. Spazzini, però mi piaceva concludere così per dare un po' di ossigeno a tutti noi. Ovviamente da coach dico, cerchiamo di pensare prima di tutto alla nostra salute psicofisica per poi stare meglio con gli altri e infondere positività, insomma, a tutti. Che si lascia sempre per ultima, esatto, quella, no? Esatto. Diciamo, invece tanto mai trascurarsi. Esatto. Mi riposo poi e faccio questo dopo, esatto, invece poi dopo viene penalizzato, esatto, tutto quanto. Va bene. Io ringrazio naturalmente l'avvocato Michela Vecchi, Studio Legale, grazie, founder naturalmente dello Studio Legale, e Giacomo Spazzini, CEO e founder di GS Loft, e sarà un piacere avervi nuovamente al più presto qui, grazie, e alle Fonti TV quando vorrete. Grazie.